Oggi è 9 dicembre eh, 2003, 2013, siamo nella sede dell'Ordine dei Medici di Torino, Villa Rabbi, eh, nel set che abbiamo allestito per fare le interviste. E inauguriamo questo set della redazione di Torino Medica. Inauguriamo questo set con la dottoressa Garione. Silvana Garione, che è segretaria dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Torino. L'abbiamo chiamata qua sopra eh, a parlare con noi perché ieri c'è stata una, la cerimonia delle cosiddette medaglie di premiazione dei laureati con 50, 60, 70 anni di laurea e il giuramento, eh, delle, dei nuovi iscritti, il giuramento professionale dei nuovi iscritti all'Ordine una cerimonia molto semplice ma anche molto in certi momenti molto, molto profonda, molto, molto anche commovente che si è tenuta nella, nell'auditorium del Sacro Volto nella Spina 3 di, di Torino, nella, nuova, nella Torino Nuova insomma che nasce sulle ceneri della, uh, delle vecchie fabbriche che erano in zona. E, uh, la sala era stracolma, il tutto però è funzionato come un orologio svizzero, devo dire, è cominciato puntualissimamente alle nove eh, e a, a mezzogiorno e mezzo, poco più, era quasi tutto finito e con soddisfazione di tutti. Allora, dottoressa Garione, lei è stata l'anima organizzativa di questo evento, eh, come è riuscita a giostrarsi in mezzo a tutte queste persone e alcune altre? Alcuni premiati sono grosse personalità della medicina e della sanità torinese. Certo. Beh, noi eh, oramai siamo, non solo io, ma insomma anche tutti i nostri dipendenti, siamo ormai collaudate a questo avvenimento che ripetiamo ogni anno, anche se in posti diversi, quindi con problemi logistici diversi. E così adattiamo la nostra esperienza al, 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 prima di tutto alla sede che andiamo scegliendo. Io eh, ho, avuto, ho scelto questa sede io personalmente perché ero andata a visitarla, effettivamente, è una sede magnifica. Nuova, è solo da un anno e mezzo che la Curia ha prontato questo salone congressi così importante che tra l'altro ha un'ottima acustica, tanto è vero che Uto Ughi farà il suo concerto proprio domani e, e poi soprattutto ha de, un grande foyer iniziale che permette anche di fare il catering senza perché ovviamente c'è anche questo problema, quando hai molte persone eh, devi anche avere uno spazio dove sia poi possibile eh, girarsi no? per, nel, per diciamo, poter godere del buffet, no? altrimenti diventa una, una carneficina. E Quindi diciamo, la cosa è stata abbastanza favorita proprio dal fatto che il salone era molto bello e diciamo c'era una grande efficienza. Abbiamo ovviamente, come sempre succede, anche negli altri posti, ho fatto una prima visita, poi una seconda poi una terza perché, perché bisogna curare tutti i particolari e sono contenta che è andata molto bene. Anche quest'anno abbiamo avuto una, non solo la partecipazione della maggior parte dei, dei colleghi premiati. Avuto, sono venuti i due colleghi premiati con, che avevano 70 anni di laurea, accompagnati ovviamente dai, dai familiari. E poi abbiamo avuto. Facciamo un'eccezione, li citiamo per nome e cognome, visto che 70 anni di laurea è veramente un record, sì, certo. quasi inarrivabile. Ed sì, ed erano il professor Briccarello, Lincoln Briccarello e la dottoressa Anna Maria Galanta. Sì, che è il professor Briccarello, tra l'altro il papà della dottoressa Briccarello che è direttore generale della STO1 ed era accompagnato appunto dalla figlia. E, e poi c'erano con 60 anni di laurea, avevamo 71, 71 colleghi. Ecco, 71, mi correggo: 71 e 50 anni di laurea e 26 sì. con 60 anni di laurea. Cioè, 60 anni di laurea significa che si sono laureati nel 1953. Esatto. Okay. Ecco questo diciamo, aspetto della cerimonia. Eh, con, noi distribuiamo a loro, ovviamente, oltre a un attestato, una pergamena. Eh, anche la medaglia d'oro al merito professionale eh, è sempre particolarmente eh, toccante perché. Eh, eh, questi colleghi ci inviano così una, una, dei, dei racconti, uno ci ha portato anche una poesia, altri ci inviano ricordi della loro vita professionale che ci riportano a tempi eh, anche così eroici della medicina, insomma. E quindi anche i giovani presenti credo che siano rimasti coinvolti nel racconto di questi colleghi Sì, sarebbe interessante anche forse trasformare, visto che questa abitudine eh, di, di richiedere ai premiati una testimonianza insomma della loro vita professionale, oramai da qualche anno che sì, si fa, sì, già da parecchi ed anni Ed è tutto collegato, ed è tutto catalogato qui e conservato all'ordine sarebbe, sarebbe bene forse fare un fondo proprio di, della memoria Ecco sì, potremmo anche pensare che so, sia possibile raccogliere le testimonianze più interessanti, alcuni hanno parlato anche di loro esperienze in Africa, e, insomma poterle eventualmente eh, diciamo, pubblicare. Sì. Poi abbiamo avuto la presenza di giovani che con grande soddisfazione, devo dire, negli ultimi anni sono sempre stati più numerosi, quindi io mi ricordo che eh, nel 2009... Molti meno eh, raccoglievano l'appello dell'ordine a venire per il giuramento professionale. Attualmente, c'erano eh, almeno 200 giovani iscritti: che, eh, diciamo uno, due di loro hanno letto il giuramento, gli altri erano schierati. Eh, lì sotto il palco, insomma, ovviamente bombardati dalle foto dei loro parenti. Certo. Ed è stato anche quello un bellissimo momento di questa cerimonia. Quindi credo che sia andato effettivamente tutto bene, appunto con rispetto dei tempi, anzi abbiamo persino spiazzato un po' la ditta eh, del buffet che abbiamo finito leggermente prima. Quindi, ecco direi che a anche l'anno scorso sì, era andato, bene, era andato scorso, anche ne. bene. Sì, Devo dire che ehm, sì, era abbastanza palpabile la sensazione che eh, nonostante la velocità con cui fatalmente si corre il rischio di, fare, di consegnare queste, questi riconoscimenti, però eh, non fosse, eh, cioè, ognuno si è sentito proprio... Premiato individualmente come se fosse a casa eh, sua. Questo è anche un grande merito del Presidente Medeo Bianco, che per ognuno ha avuto delle parole eh, di, di, di eh, gratitudine, di, di affetto, che ha insistito per far parlare tutti, non ha badato se si sforava un po' anche nel tempo, perché ovviamente capita sempre il collega che più lo quace, quello meno, se, se erano accompagnati dai nipotini ha fatto parlare anche i nipotini, se erano accompagnati dal figlio ha fatto premiare dal figlio, quindi sicuramente è stato effettivamente ottimo nel gestire eh, questa, questo aspetto, no? quindi ciascuno effettivamente è stato per un momento protagonista ed anche è stato prodigo di consigli sì. per i giovani presenti. E non, non, nessuno ha detto delle frasi scontate, Tut, tutti hanno lasciato, anche i giovani. Io ero in mezzo al pubblico, ho, ho proprio girato un po' per vedere le reazioni eh, dal vivo, insomma, e vedevo che. In genere, proprio anche dagli sguardi, a volte i giovani, i giovani iscritti a volte erano in qualche modo spiazzati da quello che dicevano i premiati, perché si aspettavano probabilmente che dicessero delle cose noiose o Invece era, non c'è stato nessun tipo di moralismo, anzi, un invito a, ad, ad assumersi eh, una, la responsabilità professionale indicando le difficoltà, ma anche. Le soddisfazioni che derivano da ecco, questa professione. Sì. In linea generale possiamo dire che in tempi così difficili e eh, in cui viviamo con grandi difficoltà anche con un precariato medico eh, con numeri importanti, eh, c'è stata in questa cerimonia un'ondata di ottimismo, nel senso che è stata permeata proprio dall'allegria, dall possiamo dire, come un momento di festa e anche le parole dei, dei colleghi più anziani sono state improntate eh, al, all'ottimismo, no? anche se eh, diciamo è leggenda metropolitana che l'anziano è più pessimista, ma a quanto pare no, cioè, forse fare il medico, eh, visto che rimane medico tutta la vita, eh, continua a essere così legato alla tua professione anche se magari non la eserciti più eh, che questa ti rimane come una, un, un tuo come insomma si è medici per tutta la vita come se un fo ci fosse si fosse preti per tutta la vita e lo stesso eh, rimane dentro dentro questa grande soddisfazione per aver fatto una, una carriera un, Aver vissuto come si voleva, insomma, con, in una professione che è vero che è molto difficile, piena di responsabilità, ma sicuramente anche di tante gratificazioni. Sì, la cosa che mi ha, le ultime due cose, la cosa che mi ha colpito è la commozione eh, dei due giovani che hanno, che hanno letto il, ognuno, sì, la, no? la prima e la seconda parte del giuramento professionale. Sì, eh, la prima proprio si è commossa in maniera chiaramente proprio percepibile, eh, ma avevano molti occhi lucidi anche i, quelli che non hanno parlato ma erano sul palco per eh, assentire con la loro presenza, per sottoscrivere questo giuramento professionale. Eh, l alt, l alt, la seconda cosa che mi ha colpito proprio a colpo d'occhio, l'altissima percentuale, la stragrande maggioranza di donne. Uh, cioè, la, la medicina sta diventando veramente una professione al femminile. Sì, ormai eh, anche nelle, nelle nuove iscrizioni vediamo che le donne superano del 50% eh, tutte le iscrizioni. Devo dire che sono anche più giovani come, mh, come anni di laurea, quindi, evidentemente, sono più brave. Si laureano prima e. Eh, questo è un dato di fatto, sicuramente ehm, c'è anche un altro dato di fatto che comunque le donne non hanno posizioni apicali, insomma, tutt'oggi nonostante che la della professione non sia certamente di, di, di due anni fa, ma sono dati ormai da un po', se andiamo poi a vedere il numero di donne che sono primarie, che, sono, cioè, che rivestono anche in vari settori dei livelli di apice sono effettivamente pochissime e questo credo che sia veramente un vulnus del nostro servizio sanitario. Eh, rispetto rispetto all'organizzazione degli anni passati, io per esempio ho notato che c'erano molti più giovani rispetto alle ultime edizioni. Insomma. Sì, sono stati in progressivo, come ho detto prima, sì, c'è stato un progressivo aumento, graduale, progressivo. rispondono di più ai nostri inviti di venire, evidentemente. Eh... Questo non, non me lo so spiegare bene perché a quell'età lì, cioè quando sei laureato, credo che hai un, una grande, eh, come si può dire, un, un, Sei gra, grandemente motivato, quindi c'era da aspettarsi che anche negli anni scorsi fossero molti. E invece sono, non, erano di meno, stanno aumentando. Non so, forse vorrà dire che i nostri giovani sono un po' più motivati, o forse vorrà anche dire che l'ordine sempre più viene conosciuto. Io, Penso che sia questo. Conosciuto e riconosciuto, come, conosciuto come, come e autorevolezza. riconosciuto con, con autorevolezza. Conosciuto e riconosciuto con autorevolezza, sì, come istituzione che ha una sua autorevolezza. Io penso che fondamentalmente il motivo sia questo perché il, le motivazioni credo che siano, ci siano adesso come dieci anni fa. Come, insomma. Comunque, se uno fa la, il, diciamo, il bilancio tra la commozione e il giuramento professionale. L'incremento della partecipazione a questo giuramento professionale. Come ha detto il presidente Bianco n'invitarli ad, ad accomodarsi sul palco questi nuovi iscritti, eh, noi teniamo molto a voi perché ci dovrete curare. <ride> Quindi la fiducia è riposta bene. Certo, detto, diciamo. certo. questo indubbiamente sì, l'ho sottolineato anch'io che quando abbiamo proiettato le foto di alcuni giovani, quelli che ce l'hanno mandato noi abbiamo fatto la proiezione delle loro foto, certamente è un bel vedere, cioè questi giovani belli. La gioventù sicuramente ha dei grandi vantaggi e anche sicuramente loro sono la nostra speranza. Sono quelli che ci cureranno e speriamo che ci curino bene. La voglia di curarci c'è, <ride> quella c'è senz'altro. <ride> grazie, grazie.